zombie apocalypse. Allora, buongiorno a tutte, ciao a tutti e a tutti, nuovo video vlog. Vediamo se ce la faccio oggi a fare questo video vlog, perché sinceramente non lo so neanche io. Comunque, da una parte o dall'altra vi metterò innanzitutto il, un videoclip di come oggi è la giornata, anche se vabbè, tra poco apro la finestra, ma era solo per dirvi un po' una specie di... non so come dire, sì, di indizio di come è la giornata oggi, anche se già saprete come è la giornata. Ma vabbè, dettagli, anzi no, meglio che stoppo perché sennò qua non so come fare, vabbè, a dopo. Allora, vi dico già che la giornata è abbastanza ventilata, quindi non so neanche io come farò. No, come farò lo so, da farmi il letto, ma il resto si salvi chi può, perché tutte le volte... è un casino perché devo rismontare tutto, rifare tutto da capo, quindi vediamo un po'. Ok, va bene, a dopo. Allora, e rieccoci. Dunque, devo ripristinare tutto il letto, devo ripristinare e anche prendere tutta la mia roba, non dico intima ma quasi. E poi devo stare nel mio letto. Sì, così è. È tutto incasinato, non so se l'avete notato, ma non ve l'ho fatto vedere perché mi vergogno sinceramente, ma c'è ben altre cose di cui vergognarsi di un letto disordinato. Come ho letto nei vostri, nei miei commenti su YouTube, qui su YouTube. Allora, come prima cosa qua devo sistemarmi bene la coperta, quindi un attimo solo. Allora, eccomi qua. Dunque, non so cosa voi possiate vedere, ma eccovi qui che ho già fatto il letto. Sì, ho già fatto il letto perché non potevo stare un'ora o di più a fare il letto. Vabbè, ci si mette che adesso 5-10 minuti per fare il letto, però almeno ho spiegato il tutto, ho mandato già tutto avanti e adesso non so se mi trucco o meno. Vabbè, almeno queste sopracciglia me le voglio fare perché sono veramente una cosa, non dico brutta ma quasi, quindi adesso me le faccio, vi appoggio da qualche parte e me le sistemo per benino, perché non posso vedermi così, sinceramente sono una cosa... Non posso vedere, devo dire la verità. Non riesco a vedermi. Una volta riuscivo, vabbè, me ne frego, quando vado alla spesa ogni tanto le lascio pure così. Ma se proprio non riesco a vedermi, allora me le ridefinisco. Ecco quanto. Dopo, ragazzi, è quanto. Allora, rieccomi. Dunque, adesso, se lo so, mi vedete questa faccia tutta curiosa. Devo fare per forza questa faccia. Comunque, niente, ragazzi. Adesso mi ho pettinato le sopracciglia con questo pettinino qui da sopracciglia, vedete? E ora vado a ridefinire. Adesso non so se utilizzare questa di matita o questa qua a penna. Io ho optato ovviamente per questa, perché questa si scarica subito, ovvero si... mi sa che si è già finita subito, quindi non saprei. Mi sa che comincio questa perché mi avete quasi sempre visto utilizzare questa. Quindi, vediamo. Io adesso mando avanti il video, ovvero stoppo e ci vediamo dopo a fine ridefinizione delle sopracciglia, ok? Allora, dunque ragazze, mi sono truccata un po', sì lo so, sembra che c'è una macchia, ma non è così, vedete? E niente, allora non ho messo illuminante perché non mi andava e quindi mi ho messo un po' di, vediamo un po', la matita che ho messo con le sopracciglia e serve questa qui del Rimmel, che se non mi ricordo non ho più il numero, vediamo un po', non mi cade tutto, attendete un attimo perché qui se non mi cade nulla non è il mio video. Bene, eccomi qui, dunque, ed è 001 Dark Brown, sì. Questa qua non ve la faccio vedere tanto, anzi, la vedete da così, ma non vedete il numeretto, però è 001 Dark Brown. Poi, Blump Artist, cos'è? Blump Artist, della L'Oreal, il fissante per
tenere un po' più fissa le sopracciglia per non farle afflosciare. Ok. Poi il resto, vabbè, le ho pettinate con un semplice pettinino che già avete visto prima, ma non ve lo faccio vedere perché tanto lo sapete. Mascara non ne ho voluto mettere perché poi mi devo ristruccare per mettermi, come dire, il collirio. Quindi mi scoccia mettere il mascara. Però vi dico, sta mascara mi sta piacendo un sacco da quando l'ho, come si dice, vinto dal canale di Miss Lilla 001 a casa di Miss Lilla, che adesso si chiama canale di a casa di Fabiana, non mi ricordo. Sono video vlog e poi piccolo non si direbbe perché alla fine faccio sempre. No, ti ho detto che c'è una cosa per farlo sentire più voce alta, capito? Eh sì, se no vale poco, capito? Oh no, ma mai inteso cosa gli ho detto? C'è una specie di aspetta che lo sto. Giornata non è bellissima. Aspetta un attimo, allora, ciao a tutte, eccomi qui, bentornati e bentrati in un altro nuovo video. Eccomi qua. Allora, stamattina ero a fare altre cose e quindi non c'è stato granché modo di registrare chissà quanto, però intanto ho fatto tanti bei videoclip, tante belle foto, eccetera. Adesso vediamo come riuscirò a montare sto benedetto video. Però, allora, nel frattempo mi sono anche truccata stamani di fronte a voi, ma non ho registrato tutto, quindi non so cosa ne possa uscire fuori da questo video. Speriamo bene. Già. E nulla. Allora, spero questo. Non ho messo illuminante stamattina per andare alla spesa. Faccio questa piccola premessa. Però ho messo un po' di terra, cioè di bronzer. Da queste parti qui non si vedrà mai una mazza, ma vi giuro che l'ho messa. E poi ho messo un po' di rossettino illuminante, come ho detto stamattina, che non mettevo ovviamente. Matita non ho messo, ho messo un po' di, aspettate, ecco qua, di burro cacao solo per andare alla spesa perché non mi sentivo di mettere rossette e quant'altro. Ho messo un po' di questo. Bio, cos'è? Si è cancellato. Bio Provenzali, i Provenzali Bio, sì, all'Argan. E dopodiché ho messo un po' di mascara, stavo dicendo, anche no, no, non ho messo mascara, cancellate tutto. Non ho messo mascara, ma ho messo un po' di fissante per le sopracciglia. L'ho ridefinito con la matita. Allora, è inutile che ve la sto qua a far vedere, perché non so se l'ho fatta vedere, ma ve la faccio rivedere. Allora, dove l'ho messa? No, non è questa. Aspettate un attimo solo, perché io non mi vado di stare troppo lì a scocciarvi. So che non vi scoccio, ma preferisco farvele rivedere. Ho messo questa della Rimmel. Cos'è questa? Non mi ricordo più. Mamma mia. 001 Dark Brown. Poi e vabbè, questo qua l'ho utilizzato per fare le sopracciglia, cioè per ripettinarle. Poi dove ho messo quello per ridefinire, insomma, non lo trovo più. Bah. Ah, eccolo, quello per fissare il Brown Artist della, non so, L'Oreal. L'Oreal, si vede qualcosa? Non lo so. Poi cos'altro ho messo? Un po' di cipria, bronzer, blush della, cos'è questo? Rimmel, sì, buongiorno, non riuscivo a dirlo. Rimmel della Kurz, allora Rimmel 003, Wild Kurz, questo qua. Poi Rimmel, altra Rimmel, sì, tutta a base di Rimmel più o meno. Tutto a base di diversi ragazzi, più o meno. Rimmel 006 Warm Beige. Poi, vabbè, poi farò un'altra clip di queste.
Rimmel, Shimmer Sun, questa. Questa qui ha un colorito pazzesco. Riuscirò ad aprirlo senza fare danni, sì. Questa è la terra, vedete? Ha un colorito spettacolare, che ve lo dico a fare. Poi, penultima prodotto, questo coso della Debbie. No, non ci serve perché mi sa che ho messo un'altra della Pupa, ma non mi ricordo, quindi vabbè, pazienza, dettagli. Come illuminante, allora, Revolution Highlighter Rolled, questo qua. Non si vedrà mai la mazza, ma fidatevi che è lui, senz'altro. Mi riuscirà di aprirla? Aspettate un secondo. Ecco qua, questo. Allora, come illuminante ho messo questo. Che mi piace. Aia, mi stavo morsicando la lingua. Che bella cosa. Illuminante molto bello e spettacolare. Mi piace da morire. Poi, come dire? Sì, come dire? Allora, il colorito mi sta facendo impazzire perché è troppo bello. Qua sarà sfrecciato, ma vabbè. Mi piace da matti. Mi fa un colorito pazzesco. Non so come dirvelo. Cioè, non un colorito. Sì, ma so cosa sto dicendo almeno. No, vabbè. Mi illumina bene i zigomi. Da questa parte qui, non so se si vede. E anche il nasino che è sempre opaco, ma almeno mi fa lucido come una lampadina, perché è così che mi voglio, ragazzi, lucido come una lampadina. Poi, altro c'è, mascara non ho messo, come rossetto, mi state vedendo adesso, è Sublime Matte 06, no, 604, 604, non lo trovo, se ho la scatolina ve la faccio vedere, 604 cosa? Dark brown, no, dark pink, questo lo dico, dark pink e questo rossetto qua, Sublime Matte, questo qua, oh, non so, è Sublime Matte o che cavolo è? Sì, Matte Sublime, stavo leggendo per capire bene di cosa si trattava, questo è il rossettino, mi piace da morire, non so, come dirvelo? Mi piace tantissimo, molto bello, cremoso e non fa fastidio perché finora quando l'ho usato mi strapiace. E niente ragazze, cosa dire di bello? Io appena posso mi lavo i miei pennellozzi perché ne hanno necessità, sono già 2 giorni che li utilizzo. Sì, è vero, vanno lavati sempre, a qualsiasi metodo, applicazione, come lo si voglia chiamare, bisogna sempre dopo il trucco lavarli. Non avevo voglia, lo faccio tra poco appena finisco questo video. Non ho messo neanche come si chiama il mio non veramente. Il mio ombretto, non ho messo neanche l'ombretto perché non avevo voglia, sinceramente, devo andare così scialla alla spesa. Si sa che quando si va alla spesa non si ha tanta voglia di truccarsi, ma almeno di tenersi un po' più con lo sguardo un po' più sveglio si ha. Ovvero, ho fatto un po' le sopracciglia, come vi ho detto, però non mi andava di mettere nulla di tutto ciò sugli occhi, però mi piace lo stesso. Ora vi metto gli occhiali perché non vedo una beata mazza. E quei prodotti che vedete là è quello che avete visto poco fa nel video svuota la spesa appunto Simply barra saponi e profumi. Dopo di quello vedrete anche il video che sto facendo adesso. Non so quando lo vedrete, ma lo vedrete tranquille. Dopo di questo vedrete anche qualche altro video tag. Non so se riuscirò a farlo, ma ci provo. Nel frattempo mi metto a posto queste cose qui perché non le posso vedere in disordine. E grazie dei complimenti che avete fatto a mia nonna, vi ringrazio di cuore. Anzi, vi saluta anche lei perché le piace quando la salutate. E niente, tutto a posto. Per il resto, cosa mi sto facendo a proposito di make-up? Ah, sì. Che questa mascara mi piace tanto, non stavo
Mi stavo dimenticando di dirvi questo mascara che quando non lo utilizzo, vabbè, mi pento di non averlo messo perché fa delle cigliuzzi. Che anche se io ho le ciglia belle folte, me le fa ancora più folte di quelle che sono. In realtà, troppo bello, adoro. Questo è il 001 Black, ovvero 001 Nero. Molto bello, sì, mi piace da matti. Rolette Scandalize Rolette Rimmel. Vedete? Sì, si vede. Come scovolino è sempre lo stesso. Ve l'avete visto, l'avrete visto sinceramente anche, anzi sicuramente, non sinceramente, che sto di sicuramente nel video del giveaway di Miss Lilla 001, a casa di Miss Lilla. Questo è lo scovolino, non è tanto cicciottoso, è più che altro, come dire, clessidra? No, ma neanche. Non so come chiamarlo. Comunque, avete capito che scovolino è questo. Penso sia clessidra, ma non ne ho idea. Però vabbè. Basta, ragazzi. Io adesso vi faccio vedere anche i profumi che ho utilizzato. Attendete un attimo. Mi sembra che come profumo ho utilizzato il Bon Bon Malizia. E The Toilette si chiama appunto, come dico ogni tanto nei video, quando utilizzo un profumo che mi piace, ma no, non è che sia così bello, ma vabbè, ormai lo non, è, non ormai cancellate tutto direttamente. No, sì, si chiama comunque, per non farla troppo lunga, Il Primo Bacio. E questo qui è un profumo che mi piace, ma non è così bello come pensavo. Cioè, non è, allora, sa di fragola, ma non è una fragola come quella che ho provato mille volte in altri profumi. Leggera, che quasi che non si sente. Ok? Quello voglio dire. E invece questa si sente ed è un po' stucchevole, quindi vabbè. Bon Bon Malizia, mi piace, ma non mi fai tanto impazzire. Vabbè, no comment. Buono, sì, come profumo è buono. Anzi, me ne spruzzo un po' così se mi vede la mia amica lo sa che me l'ho spruzzato, ma sinceramente è ovvio che se mi vede lo sa. Come lo sto spruzzando? Oh my god. Aspettate un attimo, ci riprovo. Buono. Basta però, altrimenti ho finito troppo di profumo e mi dà al noia, ovvero mi dà allo stomaco e a me non mi va. Però molto buono, sì. Non ve la prendete a male, ragazza, ma a me i profumi dolcissimi, stradolci mi piacciono. Ma quando sono troppo dolci, alla fine, nine, non ci siamo proprio. Oh, che bello, sì, una sprezzata di allegria ci voleva questo profumo. Allegria, più che altro di vivacità, più che altro, sì. Contate un po' quanti, più che altro ho detto, perché sono per logorroica oggi. Vabbè. Allora, questa ce n'è 50 ml prodotto per un paio di 24 mesi. Vedete? Sì. Allora, proprio questa cosa che mi sta dando un po' noia. Ok. Sì, avete capito. C'è la cosa, la tele in sottofondo. L'ho dovuta abbassare un po' perché se no YouTube mi caccia via il video. E io questo non voglio. Ecco perché. Comunque, questo Bon Bon Malizia è buono, ma devo ancora abituarmi. Cioè, i profumi. Sì. Avete capito bene, è un po' troppo dolciastro, ma sto cercando ad accettarlo, anche se voi direte, cacchio, ma come fai ad accettare un profumo che ti piace ma non ti fa impazzire? Prima o poi mi abituerò, spero che mi abituo, altrimenti pace, non ci succede niente. Non ci succede niente, appunto. Vedete? Un po' malizia. Nulla. Poi, altri profumi, aspettate che ripesco un attimo altri profumi se ne so. Allora, non se ne so, volevo dire se ho altri profumi, ma qua ne ho una marea. O anche quelle di Avon, Faraway, perché ho profumi di Avon, Faraway, sì, che
Credo siano faraway, poi non lo so perché è da un bel po' che non li tocco più, ma penso che siano proprio faraway. Allora, andiamo sui tesori d'Oriente, acqua profumata aromatica, body mist, ibisco e carcade, o carcade, non lo so come si dice, come si pronuncia, penso carcade, ma I don't know, non lo so. Vediamo un po'. Questo è tesori d'Oriente e il mio profumino preferito, molto buono. Peccato che mi sta finendo, non so in quanto, perché le altre ci sto mettendo più secoli a finire. Forse perché il tè verde non mi fa impazzire, anche lì è un po' stucchevolino. Infatti, quando vado in macchina per andare a altri posti fuori da qua, altri paesi fuori da qua, nine, se vado in altre località, ne metto un goccino perché? Perché mi dà alla testa, quindi non se ne parla. La testa in modo buono, nel senso buono che mi dà mal di testa, quindi per sì, vabbè, per non dircela troppo lunga, mi dà mal di testa e non lo sopporto. Quindi mi devo mettere un profumo che non mi sa di cos'è. Moscerino. Sì, un moscerino. Comunque mi stava a dire, se metto questo, tendete un attimo. Vi dicevo, se metto questo, acqua profumata aromatica, tè verde e verbena, sì, green verbena. Sì, verbena e tè verde. Ne metto un goccino perché questo, per carità, mi sento quasi soffocare. Non lo so perché ho preso questo. Io pensavo che mi piacesse. Da dove l'ho reperito questo? Ho sentito la review di un'altra ragazza che sta qua su YouTube. Io pensavo fosse wow, top, il profumo della mia vita. Invece Nine, sbagliato, perché devo stare attenta agli acquisti che faccio, perché poi me li trovo nella cacca, perché non mi piacciono. Certi profumi, devo stare attenta a cosa compro, vabbè, no, no comment. Allora, non è che non mi piace, però ci sento più... avete per esempio quelle 5 ombre che sanno di detersivo? Voi direte, ah, di detersivo? Sì, ragazzi, avete capito bene. Quello è chewing gum. Ho pure sputato, va bene. Allora, quel chewing gum che sanno di detersivo che avevano negli anni passati quando vi erano gli americani. Sì, quello è chewing gum. Ah, per carità. Questo sa di quelle profumazioni lì, di quelle caramelle americane. Adesso non voglio dispettire che mi sta ascoltando che dice sto profumo qua, sto profumo là. Però è vero, questo profumo mi appesantisce un po'. Non saprei manco io come definirlo. E sinceramente, boh. No, ragazze, non fa per me. Io dico, ma che cacchio me l'ha fatto fare di via questo profumo? Mamma mia. Statusa qua, cosa combina? Quando compri un profumo in statusa qui. Già. Allora, vi ripeto. Questo profumo si chiama Tè Verde Verbena. Sì, che lo so che l'avete capito. Ma è per dirvi che... Vabbè. Un momento di silenzio. Avete capito. Già. Poi, cos'altro volevo farvi vedere? Sì, quest'altro. I tesori d'Oriente... E ibisco e carcare. Ah, che allegria, che profumazione fantastica. Questo sì che mi piace. Ma questo, crocetta su, perché non lo comprerò mai più. Perché no? Ci siamo capiti. Poi, altri profumi che ho provato di Yves Rocher, che metto la notte quando mi voglio distendere nervi e psiche. Mi vado a mettere quello alla lavanda e... Scorzo d'arancia, non lo so. Attendete. Sì, allora, questo è ovviamente la confezione, sentite un po', è in vetro, è Fleur d'Orange, vabbè, scusate il mio francese, ma sono un po' arrugginita ultimamente. Yeah, che bello! No comment. Allora, Florent, Orange, sì, ok, finalmente ci siamo perché mi stavo un po' impappinando con la pronuncia. Allora,
Questa è fatta appunto per rilassare, perché se non metti la lavanda, che cacchio di profumo è rilassante. È 100 ml di prodotto, però un po' di che cosa? Se lo riesco a vedere, perché qua non vedo una mazza. No, non lo vedo il pao, strano. È proprio strano. No, vabbè, raga. Non lo vedo il pao, pazienza. Comunque queste cosche riuscirà a parlare, mi sto un po' appena in continuazione. Ok, d'accordo. Scorza d'arancia e lavanda, sì. Molto buono. Anche questo lo utilizzo sia sulle lenzuola che sul pigiama. Sulla coperta no, perché tanto che fai? Anche se devi coprire, non la utilizzo perché se metto doppi spruzzi mi fa fastidio. Se invece la metto solo un pochettino, uno spruzzino sul pigiama, ovviamente qua sul dorso, non troppo. Qua, vedete? No, non si vede. Qua sopra. E un po' anche, che ne so, sul cuscino, sulla lenzuola. Ma sulla coperta nine, perché poi diventa pesante il profumo. Però almeno un po' di questo me lo do, così almeno riesco a riposare e a distendermi bene. Ecco perché mi piace questo profumo, perché mi rilassa. Questo è il mio profumo dolce e rilassante per la notte. Poi, mentre per il giorno a volte vi dico che anche se è stucchevole, ahimè, mi tocca. Ho questo che è il mio preferito e sta terminando, ahimè, ce n'è un goccino. Quanti ne mi ho detto? Contateli. Questo qua, poi, e ce n'è? Sì, ragazzi, tutte e due, 200 ml di prodotto, e questo qui che me lo devo spruzzare, ma me ne spruzzo poco, perché se no, oioi. E anche questo qui me ne spruzzo poco, perché no, questo di più, questo perché è finito tanto, e in fretta e furia, perché questo, vai, il mio profumo preferito. Era troppo buono, ragazze. Mentre questo è anche lì la solita beffa, perché anche lì la solita ciofeca, come suol dire, perché questa è stata una ciofeca di profumo. Potevo risparmiarmi di prendere un profumo che sapeva di ciofeca, vabbè. No comment. Va bene, ragazze. Allora, il video tra qua termina qui. Vi faccio altri videoclip e ve li inserisco nel montaggio, come si suol dire. Sperando che vi siano piaciuti il video vlog barra che glitch e anche quell'altro che ho caricato finora. Va bene? Allora, attendete un attimo solo. Ed eccomi qui. Allora, intanto io qua ho i miei bellissimi trucchi. E nel frattempo io vi saluto, perché no? Mettete un like, attivate la campanella e commentate, e se vi va, ovviamente attivando la campanella di iscrizione, tutti noi, compresa io che pubblico i video, vi rimanete aggiornate sul mio attuale canale YouTube. Perché sì, dico attuale perché l'altro non so quando caricherò altri video, visto che oramai sto usando questo come canale, non dico provvisorio ma fisso, visto che l'altro, vabbè, sta andando a quel paese, come suol dire. Voi direte, perché non lo utilizzi? Allora, io vorrei fare una rivoluzione a quel canale che ho da prima. Non cambiarlo in skincare normale, ma in skincare versione ASMR. Scusate, cari, sottofondo non ne posso fare a meno, ma va bene così. E nulla. Bene, io vi lascio e noi ci si vede al prossimo video. Ciao ragazzi, a presto, bacio!